Sono civile. Io farò una via dove via non c'è. Io farò una via, la farà per te. Ciò che lui ha promesso, lui lo farà. Ciò che lui ha detto, lui lo manterrà. Io farò una via, dove via non c'è. Io farò una via, la farà per te. Ciò che lui ha promesso, lui lo farà. Ciò che lui ha detto, lui lo manterrà. Io farò una via, Dio farà. Dio farà la via, la farà per te. Ciò che mi ha promesso, lui lo farà. Ciò che lui ha detto, lui lo manterrà. Perché? Perché Dio è fedele. Dio è fedele. Dio è fedele. Tu hai detto, tu lo manterrai. Dai, tutti insieme, tu farai la via, tu farai la via, dove via non c'è. Tu farai la via, tu farai la via, la farai per me, la farai per me. Sì, ciò che tu hai promesso, tu lo farai. Ciò che tu benvenuti a questa 12ª parte della scuola biblica, dello studio biblico ai Church. Stiamo trattando l'argomento del regno di Dio e in queste ultime lezioni abbiamo parlato e stiamo parlando della comprensione della grazia, della comprensione della giustizia. E siamo partiti 12 lezioni fa da alcuni versetti che si trovano in Genesi 1:26-28, semplicemente per comprendere qual è il piano originale di Dio per l'uomo e in questo modo cercare di capire, di comprendere anche meglio sicuramente quello che è l'opera di Gesù, l'opera che Gesù è venuto a compiere per tutta l'umanità. Quindi quando noi comprendiamo e realizziamo com'era il piano originale di Dio per l'umanità, riusciamo a comprendere meglio, a apprezzare molto di più sicuramente l'opera di Gesù compiuta per noi, non solo sulla croce, ma quello che è dalla sua nascita, quelli che sono chiaramente il modo in cui lui è entrato nel ministero, tutti gli insegnamenti che lui ha fatto e poi chiaramente quello che lui ha compiuto per noi sulla croce, morendo per noi, rimanendo 3 giorni nella tomba, risuscitando per noi, ascendendo poi al Padre, dando lo Spirito Santo. Ci sono tante cose belle di cui la Bibbia ci parla e sono sicuramente di grande e di grandissima ispirazione per ognuno di noi. Stasera continuiamo a parlare della giustizia. La scorsa settimana abbiamo accennato qualcosa, siamo andati
ad aprire questo discorso, abbiamo toccato delle cose molto profonde, così molto velocemente le volevo rivedere. Il nostro testo base, proprio per queste ultime lezioni in maniera particolare, come voi sapete, si trova in Romani al capitolo 5, dal versetto 17 in maniera particolare. Sarebbe bello leggerlo dal verso 12 al verso 21, ma per una questione di brevità voglio leggere soltanto il versetto 17. Dice così: infatti, se per la trasgressione di quell'uno solo la morte è regnato a causa di quell'uno, molto di più coloro che ricevono l'abbondanza della grazia e del dono della giustizia regneranno nella vita per mezzo di quell'uno che è Gesù Cristo. E partendo da queste parole che ha scritto Paolo ai Romani, cerchiamo di comprendere il concetto del regno, il concetto del regnare, e qua sicuramente ci dà delle indicazioni molto importanti. Cioè, è difficile comprendere cosa significhi regnare se non comprendiamo bene che cosa sia la grazia e la giustizia. Ecco perché la comprensione della grazia e la comprensione della giustizia ci aiutano in questo processo di rivelazione, di rinnovamento della mente, cosa che tratteremo molto probabilmente la prossima settimana, e cercare di capire, di comprendere cosa significa, cos'è il regno, cosa significa regnare. E Paolo ci dà una direttiva, ci dà una scorciatoia straordinaria. Per regnare abbiamo bisogno di comprendere cosa è la grazia e cosa è la giustizia. Abbiamo riassunto in poche parole quello che è in realtà, quelli che sono questi due concetti. Quindi comprendere, credere nella grazia di Dio, comprendere la grazia di Dio significa credere in quello che Dio ha fatto per noi una volta e per sempre. Comprendere e credere nella giustizia di Dio significa credere o comprendere quello che Dio ha fatto di noi. Quando parliamo della grazia parliamo di quello che Lui ha fatto per noi una volta e per sempre. Quando parliamo della giustizia parliamo di quello che Lui ha fatto di noi una volta e per sempre. Ed è fondamentale per noi leggere alcune scritture. La volta scorsa abbiamo quasi terminato la lezione con queste parole che sono veramente molto forte, quelle che io definisco tra le più, per me personalmente, tra le più potenti che Paolo abbia mai scritto. Si trovano in Seconda Corinzi al capitolo 5, il versetto 21. Perché in realtà abbiamo una comprensione sbagliata della giustizia? Quando noi abbiamo la corretta comprensione della parola e del concetto della giustizia di Dio, la nostra vita assolutamente cambia. Quindi la giustizia di Dio è un concetto così importante per noi che può determinare in maniera assoluta la qualità della vita che noi viviamo sulla terra. Quindi tutti quanti noi desideriamo una vita migliore, desideriamo avere una qualità di vita migliore senza aspettare chiaramente di morire. La comprensione della giustizia ci avvia verso una qualità di vita prima di tutto nel nostro rapporto con Dio, nel nostro rapporto con il Padre, e poi nel nostro rapporto orizzontale, quindi nel nostro rapporto verticale con il Padre, con Dio, nel nostro rapporto verticale con noi stessi e con gli altri. In Seconda Corinzi al capitolo 5 al versetto 21 Paolo dice qualcosa di forte. Dice: poiché egli, parlando di Dio, egli ha fatto essere peccato per noi colui che non ha conosciuto peccato, affinché noi potessimo diventare la giustizia di Dio in lui. Attenzione a questa parola: affinché noi potessimo diventare, non ricevere. La giustizia di Dio non è qualcosa che noi abbiamo ricevuto, la giustizia di Dio è qualcosa che noi siamo diventati. E questo è fondamentale, questo ha a che fare chiaramente. Noi abbiamo bisogno di un rinnovamento della mente radicale per andare ad afferrare questo concetto. La grazia di Dio è ciò che Lui ha fatto per noi una volta e per sempre. La giustizia di Dio è ciò che Lui ha fatto di noi una volta e per sempre. Quindi la giustizia non è qualcosa che abbiamo ricevuto, ma è qualcosa che siamo diventati.
E come diceva un predicatore, la giustizia di Dio, Gesù è morto sulla croce per noi ed è risorto per noi ed è asceso al Padre per noi, ci ha dato lo Spirito Santo non per insegnarci a fare qualcosa, ma per farci diventare qualcuno. E questo è meraviglioso. E vi ricordate, la volta scorsa abbiamo parlato di questo concetto: egli ha fatto essere peccato per noi colui che non ha conosciuto peccato, affinché noi potessimo diventare la giustizia di Dio in lui. Cioè Gesù è diventato come noi affinché noi diventassimo come lui. Vedete la grazia, se posso definirlo in un altro modo, la grazia ci fa guardare verso quello che Gesù ha fatto e ci fa guardare con grande gratitudine, perché la grazia è ciò che lui ha fatto per noi. Ma il Vangelo non è solo grazia, il Vangelo è anche giustizia. Quando noi guardiamo a lui, noi vediamo la grazia, perché vediamo quello che lui ha fatto per noi, e questo riempie il nostro cuore di gratitudine. Ma quando pensiamo a quello che lui ha fatto per noi, non è qualcosa che lui ha fatto soltanto per noi, ma è qualcosa che lui ha fatto di noi. Lui è diventato come noi affinché noi potessimo diventare come lui. Cioè la grazia di Dio ci fa guardare a lui con gratitudine, ma la giustizia di Dio ci fa guardare a noi con molto senso, con un grande senso di responsabilità. Perché? Perché la croce non è semplicemente quello che Gesù ha fatto per noi, non è semplicemente qualcosa che ha fatto per noi, ma anche qualcosa che ha fatto di noi. Quindi in quel giorno è successo qualcosa di straordinario: egli ha fatto essere peccato per noi colui che non ha conosciuto peccato, questa è la grazia di Dio, affinché noi potessimo diventare la giustizia di Dio in lui. E questo è fondamentale, come se Gesù stesse dicendo o avesse detto in quel giorno: io prendo tutto quello che è vostro affinché voi possiate prendere tutto ciò che è mio. Io divento come voi affinché voi diventiate come me. Io prendo il vostro posto sulla croce e porto il vostro peccato davanti al Padre, perdonandolo e cancellandolo con il mio sangue. E da questo giorno in poi voi prendete il mio posto sulla terra. Vi ricordate le ultime parole che Gesù disse in Matteo 28:18? Ogni autorità mi è stata data in cielo e sulla terra. Andate dunque. E abbiamo spiegato la scorsa settimana il concetto, la differenza tra perdono e giustizia. Vi ricordate? Il concetto della giustizia è qualcosa che va al di là del perdono, non che lo sostituisce, ma è qualcosa che ci porta ancora più avanti, che ci fa essere ancora più grati, ma ancora più responsabili. Il cristianesimo è una religione strana. Voi sapete, mi avete sentito spesse volte parlare e dire determinate cose. Cristo non ha mai predicato il cristianesimo. Il cristianesimo è una religione che è stata inventata dagli uomini, non è stata inventata da Gesù. Cristo non ha mai predicato il cristianesimo, Cristo ha predicato il regno di Dio. Il cristianesimo è una religione abbastanza strana, molto così schizofrenica, perché il cristianesimo in quanto religione ti impone di farti sentire sempre indegno, sempre peccatore, sempre in colpa, sempre un passo indietro. Dall'altro lato ti impone di essere come Gesù, di comportarti come Gesù, di essere come lui e di essere un esempio come lui. Ed è qualcosa che chiaramente porta le nostre sinapsi a fare tilt, letteralmente. Gesù in questo è stato molto chiaro. Gesù non ha detto voi sarete, voi diventerete. Gesù ha detto voi siete il sale della terra, voi siete la luce del mondo. Gesù ha parlato in maniera chiara sulla nostra identità. E quando noi parliamo della giustizia, parliamo della nostra posizione, perché la parola giustizia chiaramente ha un concetto nel regno di Dio totalmente diverso da quello che è il concetto nella religione. Nella religione la parola giustizia è vista come una questione di vendetta un po' più pulita, più spirituale. Tutti quanti noi siamo caduti in questo errore, siamo caduti in questa trappola purtroppo religiosa. Quando qualcuno ci ha fatto del male abbiamo detto: Dio, non voglio la tua vendetta, ma voglio che tu mi fai giustizia.
E in questo abbiamo chiesto a Dio in realtà di farci una vendetta travestita in maniera spirituale. Quindi nella religione la giustizia è vista come una sorta di vendetta nei confronti dei nostri nemici, nei confronti di coloro che ci fanno del male, nei confronti di coloro che ci trattano male, eccetera, eccetera. Nella cultura del regno, nella cultura di Gesù, la parola giustizia significa letteralmente senza peccato. E andremo di nuovo, voglio ripetere certi concetti perché per noi è importante poter continuare a parlare di determinate cose, perché mi rendo conto che le ascoltiamo una volta e poi facilmente le dimentichiamo, perché la nostra mente è piena di concetti religiosi. A volte purtroppo, anche andando, frequentando dei luoghi, delle comunità e con delle predicazioni, certi tipi di insegnamenti, certi insegnamenti purtroppo, ahimè, non ci aiutano. Allora abbiamo bisogno continuamente di ascoltare, riascoltare, riascoltare, riascoltare costantemente, continuamente, per poter fare un buon rinnovamento della mente, che non è una sostituzione di pensieri naturalmente, ma che ha a che fare in maniera chiara con un cambio di cultura. Ora, cos'è la giustizia? La parola giustizia significa letteralmente stare nella giusta e nella corretta posizione davanti a Dio. La parola giustizia significa stare nella giusta e nella corretta posizione davanti a Dio. Quando noi sostituiamo ad esempio la parola giustizia nel Nuovo Testamento con quello che significa realmente la parola giustizia, allora quello che leggiamo comincia ad avere senso. Giustizia significa letteralmente entrare in relazione con il governo di Dio e poter rivendicare tutti i benefici del patto che Lui ha fatto con noi. La parola giustizia significa entrare in relazione con il governo di Dio rivendicando tutti i benefici del patto. Infatti la parola giustizia non è una parola religiosa, ma è un concetto legale. Significa letteralmente posizionarsi in maniera corretta. Quando Paolo dice in Romani 5 versetto 1: giustificati dunque per fede abbiamo pace presso Dio per mezzo di Gesù Cristo il nostro Signore, per mezzo del quale abbiamo anche avuto, mediante la fede, l'accesso a questa grazia nella quale stiamo saldi e ci vantiamo nella speranza della gloria di Dio. I peccatori non possono vantarsi. E coloro che hanno colpe non possono vantarsi, coloro che si sentono indegni non possono vantarsi, i giusti sì. E i giusti, dice la Bibbia, non siamo giusti per le nostre opere o per le nostre opere o per le nostre capacità, noi siamo giusti in virtù del sangue di Gesù. Giustificati dunque per fede abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo il nostro Signore. Quindi dicevo poco fa che la parola giustizia è qualcosa che va al di là del perdono. Quando una persona commette un reato, viene arrestata, va in carcere, sconta la pena, appena sconta la pena esce dal carcere ed è un cittadino che è riabilitato, ma la sua fedina penale rimarrà sempre macchiata. Lui ha scontato la pena, ma in realtà la sua posizione legale non sarà mai più come prima. Quindi può reinserirsi nella società, ma la sua fedina penale è sempre macchiata. Lui sarà come una persona che ha commesso determinate cose, che ha scontato la pena ed è stato riabilitato. Ma la parola giustizia ha un significato ed è un concetto ancora più straordinario. Non è un concetto religioso, lo ripeto, è un concetto legale, è un concetto che appartiene alla Corte Suprema, che appartiene ai palazzi di giustizia, al mondo dell'avvocatura. La parola giustizia, quando dice la Bibbia che noi siamo giusti, significa che noi possiamo stare nella presenza di Dio, del Dio Altissimo, che è il nostro Padre, come persone non perdonate, ma come persone che non hanno mai commesso alcun peccato, alcuna iniquità, alcun fallo, alcun errore. E questo è straordinario, perché questo ci proietta in una posizione incredibile.
La Bibbia, Paolo dice in Efesini 2 che noi siamo seduti nei luoghi celesti in Cristo Gesù e con Cristo. Ora, non siamo semplicemente seduti lì perché siamo stati perdonati, siamo stati giustificati, cioè davanti a Dio, quando Lui guarda. Questo è importante perché questo ci libera da tutti i nostri sensi di colpa. La grazia ha perdonato le nostre colpe, la giustizia ha eliminato pure i sensi di colpa. Quindi davanti a Lui è come se tu non avessi mai e poi mai commesso alcun peccato. Ecco perché la Bibbia insegna un concetto molto semplice: il perdono dei peccati non è in virtù del nostro pentimento. Non è scritto da nessuna parte nel Nuovo Testamento che noi veniamo perdonati se chiediamo perdono. In realtà, alcune frasi scritte, come dicevo la volta scorsa, ad esempio in Atti degli Apostoli, al capitolo 3, quando Pietro predica dopo la guarigione dello zoppo alla Porta Bella, vi ricordate, Pietro dice: ravvedetevi dunque, convertitevi affinché i vostri peccati siano cancellati. In realtà nel testo greco dice esattamente il contrario, non dice affinché, ma a causa del fatto. Quindi ravvedetevi dunque, e la prossima settimana parleremo di questo, di questa parola, di questo concetto meraviglioso della parola ravvedimento, il concetto del ravvedimento, e convertitevi perché i vostri peccati in realtà sono già stati cancellati. Dio non ci perdona quando noi chiediamo perdono. In realtà, quando noi crediamo in Gesù, o quando noi abbiamo creduto in Gesù, i nostri peccati non sono stati perdonati. Noi non siamo stati salvati quando abbiamo creduto in Gesù. Noi siamo stati salvati 2000 anni fa sulla croce attraverso quello che Gesù ha fatto per noi. Quando noi crediamo in Gesù, noi riceviamo il beneficio di questo. Perché? Molto semplice, i nostri peccati sono stati cancellati prima che noi nascessimo. Paolo ne parla abbondantemente in Romani 5. I tuoi peccati, passati, presenti e futuri, sono stati perdonati e cancellati definitivamente 2000 anni fa, prima che tu nascessi. Quando tu hai creduto in Gesù, in realtà tu hai ricevuto il beneficio di questo aspetto legale, perché legalmente i tuoi peccati ti sono stati perdonati 2000 anni fa. In realtà 2000 anni fa Gesù ha aperto il carcere, la porta del carcere, e quando noi abbiamo creduto ci siamo resi conto che le nostre porte erano già aperte. Lui non è venuto ad aprire la porta del carcere, Lui è venuto a proclamare la liberazione ai prigionieri. Quindi la libertà, i prigionieri erano in realtà già liberi, le porte erano già aperte, perché tutto è compiuto, è stato compiuto 2000 anni fa per noi da Gesù. Quando noi crediamo in Lui, noi entriamo in fede in questa giustificazione. Non veniamo giustificati, noi riceviamo il beneficio di tutto ciò che è stato pronto, che è stato reso pronto per noi. In realtà andiamo, quando noi crediamo, ci andiamo a prendere tutto quello che era già pronto per noi. La fede prende ciò che la grazia di Dio ha già provveduto. Non deve provvedere, ha già provveduto. Quando noi veniamo guariti dalle malattie, non è che Dio si decide in quel momento perché siamo più buoni o perché siamo migliori o perché siamo più simpatici di altri. La nostra fede ci ha guarito. Gesù cosa diceva? La tua fede ti ha già guarito. Qua ci sarebbe da entrare in discorsi ancora ben più profondi, perché in realtà le persone venivano guarite prima che Gesù desse la sua vita, prima delle sue lividure, prima che Lui morisse per noi. Ma questo è un concetto ancora un po' particolare, che spero di trattarlo con il tempo più avanti. Quindi, quando parliamo della giustizia di Dio, parliamo letteralmente della nostra posizione nel regno di Dio. Colossesi capitolo 1, voi me lo sentite ripetere queste parole continuamente. Colossesi 1, 13 e 14. Poiché Egli ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del Suo amato Figlio. Quando? Quando? Quando abbiamo creduto? No,
2000 anni fa Gesù ha preso tutta l'umanità, come scritto nel Salmo 68, come scritto in Efesini 4. Ha svuotato letteralmente l'Hades e l'ha portato con sé. Egli ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio. Un pochettino semplicemente per dare conferma, Efesini 4, il versetto 8, per la qual cosa la scrittura dice: essendo salita in alto, egli ha condotto prigioniera la prigionia e ha dato dei doni agli uomini, scritto nel Salmo 68, il versetto 18, ve lo prendo immediatamente, Salmo 68, il versetto 18. Bellissimo. Tu sei salito in alto e hai fatto prigioniera la prigionia e hai ricevuto doni fra gli uomini, anche fra i ribelli, affinché tu, o eterno Dio, possa dimorare là. Qui profeticamente stava parlando di quello che Gesù avrebbe compiuto per ognuno di noi, per tutta l'umanità. Quindi egli ci ha riscossi dall'autorità delle tenebre e ci ha trasportati tutti nel regno del suo amato figlio. Quando tu credi, tu prendi i benefici di quello che Cristo ha già compiuto, che non deve più compiere, l'ha compiuto una volta e per sempre, in cui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue e il perdono dei peccati. Questo è quello che dobbiamo dire. Vedete, Gesù quando parlava del peccato lo disse molto chiaramente in Giovanni 16, al versetto 8, dice: quando verrà lo Spirito Santo, egli convincerà il mondo di peccato. E poi dice: di peccato perché? Perché non credono in me. Il peccato più grande, l'unico peccato per il quale noi dobbiamo predicare il messaggio del Vangelo del Regno alle persone, è quello che le persone devono credere in Gesù, perché Lui ha compiuto ogni cosa per l'umanità e le persone vivono come dei re all'interno di una prigione, come degli schiavi. E quando i nostri occhi si aprono, quando noi crediamo in Gesù e gli occhi nostri si aprono, noi comprendiamo che siamo in una prigione con le porte aperte, con le catene già spezzate, e lì, mediante la fede, noi usciamo fuori e prendiamo la nostra posizione e realizziamo qual è la nostra posizione. Un po' come il figlio del prodigo, vi ricordate che, essendo tra i porci e tra i maiali, disse: quanti lavoratori salariati di mio padre hanno pane in abbondanza, io sto invece qui a morire di fame. Farò una cosa, mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: padre, ho peccato davanti al cielo e davanti a te, non sono degno di essere chiamato tuo figlio, trattami come uno dei tuoi lavoratori salariati. Quando arrivò a casa, sappiamo la storia, il padre lo vide da lontano, lo abbracciò, il figlio iniziò la sua preghierina, ma il padre gli tappò la bocca e lo rimise, lo riposizionò, lo posizionò nuovamente in quella che era la sua posizione originale. Una veste nuova, un anello al dito, dei sandali ai piedi e una grande festa con il vitello ingrassato. E questo è straordinario. E cosa fanno i religiosi? Un po' come il fratello maggiore del figlio prodigo, si arrabbiano perché non si rendono conto di quanto è grande l'amore del padre, di quanto sia profonda la grazia del padre. Si arrabbiano perché il fratello deve pagare, perché non è giusto che così facilmente il fratello sia rimesso nella posizione originale. Non è giusto. Perché non è giusto? Perché nel concetto religioso non è giusto che le persone con una tale facilità ricevono la grazia o realizzano la grazia del Padre. E Gesù raccontò quella parabola proprio per andare a demolire quel concetto religioso. Quindi la giustizia è credere in quello che Lui ha fatto di te. Quando il Padre guarda verso di te, non vede te, vede Gesù. E quando il Padre vede Gesù, non vede Gesù, vede te. Vedete questo scambio costante e continuo che non si ferma mai, perché ha un valore eterno e non temporale. La grazia non ha una data di scadenza, non è da consumarsi preferibilmente entro il... La giustizia è qualcosa che Lui ha fatto di te una volta e per sempre. Paolo dice: la chiamata di Dio e i doni di Dio nella tua vita sono senza pentimento. Quante persone oggi nel mondo della politica, nel mondo degli affari, nel mondo dell'economia, nel mondo dell'industria
stanno letteralmente mettendo in evidenza quei doni che Dio ha dato ad ognuno di loro. I doni non arrivano nella vita delle persone quando danno la loro vita a Cristo. Le persone vengono al mondo con dei doni straordinari. Quando arriviamo a Cristo ci rendiamo conto dei doni e dei talenti che Lui già ci ha dato. Non abbiamo doni nuovi o talenti nuovi quando noi arriviamo a Cristo, ma semplicemente noi scopriamo cose che sono state preparate per noi prima della fondazione del mondo. Paolo lo dice in Efesini 2, 8, 9, 10, vi ricordate? Dice: voi siete salvati per grazia mediante la fede, ciò non viene da voi, questo è il dono di Dio, non è in virtù di opera affinché nessuno si vanti o si glori. E poi dice: noi siamo opera sua, creati in Cristo Gesù per le buone opere che Egli ha precedentemente preparato per noi affinché camminiamo in esse. Quando noi arriviamo a Cristo è tutta una scoperta, niente da inventare, ma tutto da scoprire. Ora, quando si parla di giustizia, si parla della nostra, non solo della nostra posizione davanti a Dio, ma si parla anche della nostra posizione nel regno di Dio, in quella che è la chiamata di Dio. Ed è questo quello di cui vi parlavo la volta scorsa. Sto andando avanti praticamente quasi senza appunti a braccio, perché sentivo di farlo in questo modo. Vi ricordate l'esempio di Gesù quando incontra Giovanni Battista? Voglio leggere Matteo capitolo 3, quando Giovanni Battista comincia a predicare e arriva nella scena di Israele, in realtà tra la Giudea, la Galilea, eccetera, eccetera. Guardate in Matteo 3, dice così: ora in quei giorni venne Giovanni Battista che predicava nel deserto della Giudea e diceva: ravvedetevi, perché il regno dei cieli è vicino. Questo infatti è colui di cui parlò il profeta Isaia quando disse: una voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Conosciamo la storia. Al versetto 13 entra in scena Gesù. E dice così: allora Gesù venne dalla Galilea al Giordano da Giovanni per essere da lui battezzato, ma Giovanni gli si opponeva fortemente dicendo: io ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me? E Gesù rispondendo gli disse: lascia fare per ora, perché così ci conviene adempiere ogni giustizia. Allora egli lo lasciò fare e Gesù, appena fu battezzato, uscì fuori dall'acqua ed ecco i cieli si aprirono. Egli vide, quando parla di egli parla di Giovanni Battista, egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui. Ed ecco una voce dal cielo che disse: questo è il mio amato figlio nel quale io mi sono compiaciuto. Ora, che c'entra questa l'espressione ci conviene adempiere ogni giustizia quando si parla del battesimo? Qua dovrei un attimo parlarvi del concetto del battesimo in acqua, che è un concetto che purtroppo nelle comunità e nei luoghi di culto si è molto estremizzato, si è molto insegnato, a volte su dei concetti dove non si comprende la storia di certi rituali. Che cos'era il battesimo in acqua? Ora, noi pensiamo che il battesimo in acqua sia stato inventato da Giovanni Battista, perché è la prima volta di cui si ha menzione nella Bibbia, anche se poi Paolo dice che Israele in realtà è stato battezzato quando passò attraverso la nuvola, eccetera, eccetera, o si parla di Naaman nel Siro quando si immerse diverse o sette volte nel Giordano. Ma non c'entra niente, perché il concetto del battesimo in acqua è un concetto che in realtà apparteneva più anticamente ai greci, quindi addirittura 3-4 secoli prima della venuta di Gesù. Questa era una pratica che era in voga tra i greci e in maniera particolare tra i filosofi, gli insegnanti, tra quelli che venivano considerati dei maestri. E qua arriviamo, e sicuramente qualcuno sa dove voglio arrivare. Ad esempio, voglio farvi un esempio, i documenti storici ci fanno vedere e ci insegnano, ci rivelano che anche i farisei battezzavano in acqua. Il battesimo in acqua veniva utilizzato ad esempio dai farisei, veniva utilizzato dagli scribi, veniva utilizzato in alcuni casi anche dai sadducei.
Il battesimo in acqua veniva utilizzato da maestri greci, da alcuni filosofi come Aristotele o come altri maestri di quel tempo, i quali attraverso il battesimo in acqua facevano qualcosa. Che cosa era il battesimo in acqua in poche parole? Il battesimo in acqua non è altro che qualcosa che veniva fatto ai discepoli. Qual era il concetto? Il discepolo che si battezzava in acqua, il battesimo era sempre per immersione, la parola battesimo dal greco battizo significa immersione, si immergevano perché? Perché in quel modo stavano dichiarando di sottomettersi a un maestro il quale predicava un messaggio. Colui che si battezzava, quindi il discepolo che si battezzava, dichiarava non solo di essere discepolo di quel maestro, ma di sottomettersi in maniera particolare al messaggio che quel maestro insegnava, prendendosi la responsabilità pubblicamente di portare avanti quel messaggio nel momento in cui il maestro fosse morto. Quindi una sorta di successione. Questo era il concetto fondamentale per quanto riguarda il battesimo, cosa significava, qual era il significato anticamente del battesimo in acqua. Quindi quando Gesù arriva da Giovanni Battista e si battezza, dobbiamo comprendere che è questa la cultura con la quale loro stanno facendo questo rituale. Quindi Gesù perché si battezza? Giovanni giustamente dice: io ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me. E Gesù dice: lascia fare per ora, perché così ci conviene adempiere ogni giustizia. Perché? Perché Gesù riconosceva in Giovanni Battista il primo maestro che predicava il messaggio del regno di Dio. Matteo capitolo 3, versetto 2: ravvedetevi, perché il regno dei cieli è vicino. E Gesù sta dicendo: io mi sottometto a te, mi sottometto a questo messaggio, perché questo è il messaggio che io predicherò, ma in questo momento sei tu colui che deve portare questo messaggio. Come sappiamo noi tutto questo? Quando al capitolo 4, al versetto 12, leggiamo qualcosa che ci fa comprendere tutto questo. È scritto in Matteo 4:12: Gesù, avendo udito che Giovanni era stato messo in prigione, si ritirò nella Galilea, versetto 17. E da quel tempo Gesù cominciò a predicare, a dire stesso messaggio: ravvedetevi, perché il regno dei cieli è vicino. Riflettiamo un attimo: Gesù non ha mai predicato finché Giovanni Battista predicava. Nel momento in cui Giovanni Battista fu messo in prigione e quindi non aveva più l'opportunità di predicare pubblicamente, in quel momento e solo in quel momento Gesù inizia a predicare. È straordinario. Quando Gesù dice a Giovanni Battista: lascia che si adempia ogni giustizia, Gesù sta dicendo a Giovanni: lascia che la giustizia di Dio si adempia nella mia vita, cioè lascia che io prenda la mia posizione. Qual è la posizione di Gesù in quel momento? Io mi sottometto a questo messaggio, mi sottometto a te e mi sottometto a questo messaggio. Del resto Gesù da piccolo, dice la Bibbia, era sottomesso ai suoi genitori. Quando entra nel ministero, lui si sottomette a qualcuno che era più grande di lui e che prima di lui aveva iniziato a predicare il regno di Dio. Nel momento in cui Giovanni Battista smette di predicare perché si trova in prigione, Gesù inizia a predicare pubblicamente. Non prima, perché Gesù è il successore di Giovanni Battista nel messaggio che lui stava predicando. E qual era il messaggio che Giovanni stava predicando? Il regno di Dio. Ed è così importante per noi comprendere questo concetto. Ora, quando parliamo della giustizia, parliamo della nostra posizione. E vi ho detto che la volta scorsa abbiamo parlato, e anche nella prima parte di questo studio, di quello che è il concetto di giustizia
nei confronti di Dio, cioè quello che Gesù, quello che il Padre ci ha fatto diventare, chi siamo noi nella sua presenza. Ok, noi non siamo peccatori salvati per grazia, noi siamo figli davanti al Padre. La parola peccatori è scomparsa. Noi siamo giusti. Quando noi diciamo che siamo peccatori, noi vogliamo per forza, come se volessimo ricordare Dio, come per un concetto di umiltà, noi dobbiamo però stare attenti a non inorgoglirci. No, noi non lo faremo mai con i nostri figli. Se i nostri figli ricordassero a noi continuamente quelli che sono i loro sbagli, i loro errori, i loro peccati, noi li riprenderemmo subito. Perché? Perché agli occhi di un genitore quelle cose non esistono più, e i nostri occhi riescono a guardare i nostri figli come i nostri figli, sono i nostri figli, e quindi nessuno ci può parlare male di loro, nessuno può avanzare delle accuse contro di loro. I nostri figli sono sangue del nostro sangue, carne della nostra carne, ossa delle nostre ossa, i nostri figli non si toccano. Ed ecco perché quando noi articoliamo il nostro linguaggio, il nostro approccio nella presenza del Padre, dobbiamo comprendere che noi ai suoi occhi siamo giusti una volta e per sempre, ed è una giustizia che Lui ci ha dato. Lui ci ha fatto diventare giusti non per le nostre opere, né buone né cattive. Le nostre opere sono su due cose che sono due mondi totalmente divisi. La sua opera per la nostra vita e nella nostra vita non dipende da noi. O in bene o in male, nessuno mai cambierà chi tu sei. Nessuno potrà mai cambiare, neanche tu. Nessuno, neanche tu, potrà mai cambiare chi tu sei davanti ai suoi occhi. Quindi è importante che noi ci accordiamo con Lui. È importante che noi confessiamo chi siamo. La parola confessare nel greco omologheo significa dire la stessa cosa di. Quindi quando noi confessiamo, non stiamo facendo altro, confessiamo le parole, ciò che Lui dice di noi, non stiamo facendo altro che dichiarare quello che Lui dice di noi. Ecco perché continuiamo a dire: non è importante quello che gli altri dicono di te, è importante quello che Dio dice di te, non è importante quello che tu pensi di te, è importante quello che il Padre pensa di te, ed è importante che tu ti accordi con quello che Lui dice, con quello che Lui pensa, con quello che Lui ha stabilito. Questa è la giustizia. Poi c'è la giustizia nei confronti della nostra posizione davanti alle persone. Gesù ha detto a Giovanni Battista: lascia che si adempia ogni giustizia, cioè permettimi di entrare in quella che è la chiamata di Dio, il motivo per il quale sono stato mandato, il motivo per il quale io sono nato. E Gesù prende posizione, e nel momento in cui, ecco perché dobbiamo essere... Sento di parlare in maniera particolare a qualcuno stasera. Forse è arrivato il tempo che tu prenda la posizione che Dio ha stabilito per te. Forse è il tempo che tu la smetta di sentirti sempre inferiore, di dover sempre dipendere da qualcuno o di dover necessariamente essere sottomesso a qualcuno. Forse è arrivato il tempo che Dio ti sta dicendo: ora è il momento, ora devi entrare nella chiamata. Ora devi cominciare a predicare, ora devi cominciarti a muovere, ora devi cominciare a testimoniare, ora devi cominciare a insegnare, ora devi cominciare a profetizzare, ora devi entrare nella chiamata. Questa è la giustizia di Dio. Entra nella posizione che Dio, prendi la tua posizione e vivila nel nome di Gesù. Vivi quella posizione che Dio ha stabilito per la tua vita. Per Gesù è stato molto chiaro, nel momento in cui ha udito che Giovanni era stato messo in prigione, Gesù si ritira in Galilea. Lui sapeva che questo era il momento, nel momento in cui il maestro non poteva predicare più il messaggio sul regno, lui doveva prendere la posizione e lui sarebbe diventato il maestro in assoluto che predicava questo messaggio in tutta la sua interezza e in tutta la sua forza. Vediamo questo concetto in Luca al capitolo 4, quando Gesù entra nella sinagoga di Nazareth e legge il rotolo del libro Isaia e comincia a dichiarare: lo spirito del Signore su di me,
Per questo egli mi ha unto, per evangelizzare i poveri, mi ha mandato a guarire quelli che hanno il cuore rotto, a proclamare la libertà ai prigionieri, a dare la vista ai ciechi, a rimettere in libertà gli oppressi e a predicare l'anno accettevole del Signore. E la cosa importante non è stata tanto questa, ma quello che disse dopo: oggi questa scrittura si è adempiuta e voi l'udite. Oggi. Forse Dio sta parlando, lo Spirito Santo forse sta parlando a qualcuno in questo momento e ti sta dicendo: oggi questa scrittura si adempie, oggi devi entrare nella chiamata, oggi devi prendere posizione, oggi devi dire basta alla mediocrità, oggi devi letteralmente essere ciò che sei stato, ciò che sei stato destinato ad essere. Ed è stato proprio in quel momento quando Gesù ha detto: oggi questa scrittura si adempie, voi lo udite, è stato il momento in cui lui ha attirato tutte le ire, tutte le maldicenze sopra la sua vita, addirittura tutto l'odio. La Bibbia dice: nell'udire queste cose tutti nella sinagoga furono presi dall'ira al punto tale che lo portarono sul ciglio del burrone per buttarlo giù. Ma se Dio ha iniziato un'opera nella tua vita, nessuno la potrà fermare. E anche se qualcuno vuole ucciderti e vuole fermarti, voglio che tu sappia che l'opera che Dio ha iniziato nella tua vita, lui la porterà a compimento, e Dio è più grande, e lui ti farà vedere che è dalla tua parte, lui ti tirerà fuori da ogni situazione e ti farà vedere in maniera straordinaria il frutto di tutto quello che lui ha stabilito per te. E in Ebrei al capitolo 1 c'è scritto qualcosa di molto interessante che riguarda appunto la vita di Gesù. Guardate in Ebrei 11, versetto 1: hai amato la giustizia, hai odiato l'iniquità, perciò Dio, il tuo Dio, ti ha unto di olio di letizia al di sopra dei tuoi compagni. Amare la giustizia, devi amare questo concetto. Quando noi entriamo in questo, la nostra vita cambia. Io ti dico che la tua vita cambia. Il concetto della giustizia di Dio può letteralmente cambiare il tuo stile di vita in maniera definitiva. La grazia è ciò che lui ha fatto per te, ma la giustizia è ciò che lui ha fatto di te. Tu devi assolutamente realizzare chi sei nella presenza di Dio e chi sei in quello che è il tuo posto nel regno di Dio, nel corpo di Cristo. Ama la giustizia. Gesù ha detto: beati coloro che sono affamati e assetati di giustizia, cioè di riprendere quella posizione originale prima del peccato di Adamo, comprendere la nostra posizione nel nostro rapporto con il Padre, nel nostro rapporto con Lui, nella nostra vita quotidiana. Vivi ogni giorno della tua vita da re, non da peccatore salvato per grazia, da re, e la tua vita cambierà. Vai alla presenza del Padre non da peccatore salvato per grazia, ma da re, da figlio che non è stato perdonato, ma che è giusto. Quindi come qualcuno che non ha mai commesso niente, non dipende da te, non dipende da noi, dipende dal suo amore, dalla sua grazia. È così, fattene una ragione, una volta e per sempre, fattene una ragione. Papà ti ama e lui non vede iniquità nella tua vita, lui non vede peccato nella tua vita. È scioccante quello che noi leggiamo in Numeri. Guardate, questo è scritto nell'Antico Testamento addirittura. Nel libro dei Numeri, al capitolo 23, quando il re Balak assoldò un falso profeta che si chiamava Balaam per maledire Israele, e lo portò sulla sommità di un monte per vedere bene tutto l'accampamento di Israele, e da quel luogo Balaam doveva mandare una maledizione su Israele. Ascoltate queste parole, per favore. Le sto leggendo Numeri capitolo 23 dal verso 19 in poi. Dio non è un uomo perché possa mentire, né un figlio d'uomo perché possa pentirsi. Quando ha detto una cosa non la farà,
quando ha dichiarato una cosa non la compirà. Ecco, ho ricevuto l'ordine di benedire. Questo è Balaam, il falso profeta, che doveva, era stato pagato per maledire, ma Dio gli parla. Dio parla al falso profeta, gli dice questo: ho ricevuto l'ordine di benedire. Sì, egli ha benedetto e io non revocherò la benedizione. Egli non ha visto iniquità in Giacobbe e non ha visto perversità in Israele. L'Eterno, il suo Dio, è con lui e il grido di un re è tra di loro. Dio che lo ha fatto uscire dall'Egitto è per lui come le corna poderose del bufalo. Non c'è sortilegio contro Giacobbe e non c'è divinazione o magia contro Israele. Ora bisogna dire di Giacobbe e di Israele che cosa Dio ha compiuto. Ecco, un popolo si leverà come una leonessa e si rizzerà come un leone e non si accovaccerà prima di aver divorato la preda e di aver bevuto il sangue di quelli che ha ucciso. Israele aveva tanti problemi all'interno suo. In alcuni casi si parla addirittura di idolatria, si parla di maldicenze, di mormorii, si parla di collo duro, si parla di incredulità, si parla di tante cose. Guardate come Dio parla del suo popolo. Egli non ha visto iniquità in Giacobbe e non ha visto perversità in Israele. L'Eterno, il suo Dio, è con lui e il grido di un re è tra di loro. Chiaramente questo era profetico poi di quello che sarebbe successo attraverso Gesù. Però vorrei concludere con Isaia al capitolo 58, guardate che bello, Isaia 58, il versetto, dal versetto 6, quando si parla del digiuno. Il digiuno di cui mi compiaccio non è forse questo? Spezzare le catene della malvagità, sciogliere i legami del giogo, rimandare liberi gli oppressi e spezzare ogni giogo? Non consiste forse nel rompere il tuo pane con chi ha fame, nel portare a casa tua i poveri senza tetto, nel vestire chi è nudo senza trascurare quelli della tua stessa carne? E allora la tua luce irromperà come l'aurora, la tua guarigione germoglierà prontamente, la tua giustizia ti precederà e la gloria dell'Eterno sarà la tua retroguardia. Bellissimo. Il concetto di giustizia, la parola giustizia significa corretta posizione, essere allineati con l'autorità, essere in comunione con l'autorità, essere in allineamento legale con l'autorità, adempiere le richieste del re. Vedete, nella quando noi andiamo al concetto di giustizia, la nostra vita viene letteralmente messa sotto sopra, perché siamo stati per tanti anni abituati a vederci impuri, immondi, non degni, non santi, non unti, e che dovevamo fare qualcosa per diventare qualcuno. Questo è il concetto della religione. Questo è il concetto che viene, ad esempio, insegnato in un modo o in un altro attraverso in alcune comunità, dove per avere una posizione, no, di responsabilità o di autorità devi fare qualcosa. Se fai quella cosa diventerai qualcuno, se non fai più quella cosa non sei più qualcuno, se non ti comporti in una determinata maniera letteralmente non solo non sei più nessuno, ma addirittura si crea una sorta di terra bruciata attorno alle persone che non sono più in accordo a determinate cose. Qualcuno ti potrà levare probabilmente da una posizione, qualcuno probabilmente parlerà male di te, ma nessuno potrà levare da te i doni e i talenti che Dio ti ha dato. Nessuno potrà levare da te la chiamata e la vocazione che lui ha messo dentro di te nel momento in cui sei nato, in realtà potremmo dire da prima della fondazione del mondo, ma che sono con te dal momento della nascita, non della nuova nascita,
parleremo anche di questo, ma dal momento in cui sei venuto al mondo. Quindi tu sei venuto al mondo con dei doni e con dei talenti di cui il mondo ha bisogno. E questa giustizia di cui stiamo parlando non fa altro che mettere fuori, che manifestare letteralmente quella cosa, quella caratteristica, quella personalità che Dio ti ha dato e quei doni e quei talenti che Lui ha messo dentro di te. Quindi stasera abbiamo parlato della giustizia in due modi, in maniera verticale e in maniera orizzontale. Quindi il modo in cui noi ci relazioniamo con Dio, quindi il concetto di giustizia, come Dio ci vede, come Dio ci guarda, come Lui ci considera. E poi il concetto di entrare letteralmente. Quando parliamo ad esempio del battesimo in acqua, so che questo è un concetto nuovo magari per qualcuno, il battesimo in acqua non significa entrare a far parte di una comunità. Non è scritto da nessuna parte. E questi sono insegnamenti purtroppo che ci sono stati dati per così tanti anni, ma che non hanno alcun fondamento biblico. Quando tu ti battezzi in acqua, quando noi ci battezziamo in acqua, quando qualcuno si battezza in acqua, non significa che entra a far parte di una comunità e neanche che entra a far parte del corpo di Cristo. Quando una persona si battezza in acqua non fa altro che riconoscere in Gesù il Maestro e sottomettersi al suo messaggio, dichiarando pubblicamente o anche privatamente, perché un battesimo in acqua si può fare, puoi farlo ad una persona soltanto, senza bisogno di farlo di fronte a tante persone, in un locale di culto, lo puoi fare a mare, lo puoi fare in un fiume, lo puoi fare in un lago, lo puoi fare in una vasca da bagno, lo puoi fare in mille modi. È un simbolo, naturalmente, e significa: io mi sottometto al Maestro e mi impegno a portare avanti il suo messaggio. Nel caso di Gesù, Gesù si sottomette a Giovanni Battista e dichiara che quel messaggio è il messaggio che lui avrebbe portato. Nel momento in cui Giovanni Battista è stato messo in carcere, Gesù ha iniziato a predicare lo stesso identico messaggio di Giovanni Battista. L'abbiamo letto in Matteo 3:2 e in Matteo 4:17. Quindi comprendere la giustizia di Dio rivoluziona totalmente la tua vita e ti permette di dare una qualità, è un trampolino che ti fa schizzare verso l'alto per vivere una qualità di vita che non hai vissuto fino ad ora. Quindi non permettere a nessuno di schiacciarti, di manipolarti o di dirti chi sei o quello che puoi fare. Lascia che questo te lo dica tuo Padre, che è Dio. Gesù è stato, ripeto, lo diciamo tante volte, Gesù è stato portato al sacrificio, è stato arrestato e quindi portato al Calvario attraverso persone che lo condannavano perché lui chiamava Dio Padre. Lui non è diventato Padre nostro quando abbiamo creduto in Gesù. Noi abbiamo sempre avuto un Padre in cielo. Quando abbiamo creduto in Gesù, abbiamo realizzato di essere figli, non siamo diventati figli, abbiamo realizzato di essere figli e di avere un Padre. Lui non è diventato Padre, noi non siamo diventati i suoi figli. Quando abbiamo creduto, abbiamo realizzato la giustizia di Dio. Noi siamo sempre stati figli e abbiamo sempre avuto un Padre. Il problema è che non lo sapevamo. Grazie a Dio qualcuno ce l'ha detto, qualcuno ce l'ha fatto sapere, lo abbiamo creduto e ne abbiamo preso i benefici. Abbiamo letteralmente preso e realizzato il beneficio di tutto questo. La nostra natura non è cambiata, è cambiato il nostro modo di ragionare. Alleluia! La prossima settimana parleremo del rinnovamento della mente. È molto importante questa lezione perché ci farà comprendere come dobbiamo ravvederci. Partiremo proprio da questo concetto, quando Gesù dice ravvedetevi perché il regno dei cieli è vicino, e scopriremo come in realtà purtroppo c'è sempre stato magari insegnato qualcosa che non era in accordo alla cultura di quel tempo. Scopriremo il vero significato della parola ravvedimento e cosa Gesù intendeva con questa parola e con questa espressione. E ora voglio chiudere ringraziando Dio insieme a voi. Padre, grazie con tutto il cuore per questa serata,
grazie per quello che tu ci dici, grazie per quello che tu ci doni, grazie per quello che ci dai. Voglio pregarti, voglio chiederti che tu ci porti sempre più in profondità con questi concetti, perché desideriamo comprendere cosa significa regnare, perché desideriamo vivere una vita da regno. Molto di più è scritto: coloro che hanno ricevuto l'abbondanza della grazia, del dono della giustizia, regneranno in questa vita mediante Gesù Cristo. Grazie perché tu ci riveli e ci porti in profondità. Ti benediciamo con tutto il cuore, papà, nel nome di Gesù. Grazie, grazie al Padre, grazie a voi, grazie per tutti coloro che stanno seguendo in diretta, grazie per tutti coloro che ci vedranno che in differita, grazie del vostro sostegno, grazie delle vostre preghiere, grazie delle vostre offerte, grazie per come ci permettete di andare avanti e grazie per come ci permetterete di fare molto di più, lo so, Dio l'ha detto. Una buona serata a tutti.